Dopo la prima edizione 2021 nel borgo antico di Monte Silvano Colle, l'itinerario degli appuntamenti di Diorama Festival si arricchiscono di nuovi spazi incantevoli in Abruzzo, dove raccontare storie fatte di suoni, paesaggi, colori e sapori. Storie che sono uniche ed irripetibili. Il prossimo appuntamento è per i giorni 30 e 31 luglio nel Parco del Colle del Telegrafo di Pescara. Oltre alla mostra Mondo Onirico di Cipo l'Ombre, ci saranno la musica di Davide Shorty e DJ Shock e Mad Buddy. Abbiamo già iniziato questo festival con l'apertura che c'è stata all'Aurum qualche mese fa, ma ci sarà il 30 e il 31 una fase importantissima, perché al Colle del Telegrafo ci sarà proprio questa kermesse che metterà in evidenza uno dei posti più belli della nostra città, appunto il Colle del Telegrafo, unito a arte, cultura e benessere. Ci saranno una serie di servizi correlati come il bus navetta, proprio per garantire la maggiore sicurezza possibile, e tantissime altre sorprese che poi potremo trovare in loco. Accendere una luce sui luoghi più suggestivi della nostra regione attraverso gli interventi di arti visive, di musica. L'idea appunto è quella di valorizzare il nostro territorio, farlo comunicando ad un pubblico 25-40 anni con una forte sensibilità alle arti visive contemporanee, alla musica di ricerca, un target che rappresenta il presente ma anche il futuro del turismo locale, e quindi questa è a parer mio, insomma, una manifestazione che meriterebbe il supporto della nostra regione. È importante per valorizzare il territorio riuscire a comunicare a tutti. Per far questo è necessario che la fruizione dei luoghi che il festival tocca sia appunto di ingresso gratuito. Oltretutto, insomma, viviamo dei tempi in cui non è semplice economicamente poter affrontare l'intrattenimento, la cultura, e quindi il biglietto d'ingresso è azzerato dal festival.